Grazie. Grazie mille per la conduzione. Ok, quindi partiamo brevemente. Ok, come detto, attualmente lavoro per Cisco Talu, sono un ricercatore di sicurezza informatica e mi occupo prevalentemente di malware analysis. Ho conseguito una laurea specialistica in ingegneria telematica al Politecnico di Torino e un dottorato di ricerca in Francia presso Telecom Paris. Allora, partiamo un attimino quindi con la definizione di privacy presa da un normale dizionario, ad esempio quello della Treccani. La privacy è la vita personale privata dell'individuo, della famiglia, in quanto costituisce un diritto e va perciò rispettata e tutelata. Benissimo, quindi vediamo cosa vuol dire questo online. Questa definizione è presa dal sito del Garante della Privacy. La privacy online è il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri dati personali che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto ruota durante la nostra navigazione ai dati che noi trasmettiamo a siti terzi. Cerchiamo di capire ora nel 2017 cosa vuol dire la privacy. Ok, durante gli anni, dal 2000 in poi, sono successe varie cose più o meno gravi e che più o meno vanno a toccare la privacy degli utenti sotto diversi punti di vista. Ad esempio, c'è stato l'hack a Yahoo in cui sono stati trafugati 500 milioni di account, ok? 500 milioni di account vuol dire nome, cognome, vuol dire indirizzo mail e vuol dire l'hash della password. Poi, che cosa vuol dire questo? Questo impatto ha un impatto in primo luogo sulla privacy, ma un impatto anche economico. Verizon voleva acquistare Yahoo, ha fatto una prima offerta di 4.8 miliardi di dollari. Dopo l'hack l'offerta è scesa ed è stata accettata a 380 milioni, da 4.8 miliardi, perché l'hack appunto mette in luce tantissime altre cose. Poi cosa c'è stato? C'è stato Edward Snowden con le sue rivelazioni sul programma americano di intercettazione di massa. C'è stato Wikileaks, Assange e quindi tutti i leaks di varie organizzazioni, sia governative sia private di multinazionali, su come spiano gli utenti. C'è stato anche l'hack di Equifax, 134 milioni di account americani compromessi con nome, cognome, indirizzo e numero di social security number. Verizon è un provider americano che sarebbe l'equivalente di Telecom Italia. Che cosa ha fatto? Ha rotto quel patto tacito con gli utenti, ossia che è andato a modificare il traffico per inserire dei sistemi di tracking. In Italia invece cosa sta succedendo? In Italia le cose, ok, non ci sono degli hack del genere, ma abbiamo un problema ad esempio sulla data retention, ossia su quanto i dati dai diversi provider vengono, per quanto tempo verranno salvati. È passata adesso in Senato una legge che da 2 anni, ora passano a 6 anni, quindi per 6 anni le aziende terranno i metadati. Andremo poi a vedere cosa sono i metadati. 6 anni sono tantissimi e siamo l'unico paese al mondo che ha qualcosa che va oltre i 2 anni. Poi c'è stato l'attacco al sistema Rousseau del Movimento 5 Stelle, in cui diciamo, un ricercatore ha violato e messo online varie informazioni. Quindi abbiamo capito che okay, ci sono varie minacce per la privacy e possono essere viste da diversi punti di vista. Un punto di vista può essere, ok, vediamo, abbiamo il problema del web tracking, ossia su come i siti cercano di tracciarci e capire varie informazioni su di noi. Abbiamo il problema delle aziende, ossia queste grandi corporation come Google, Facebook, Microsoft, Amazon, eccetera, eccetera, che sanno un sacco dei nostri interessi, della nostra vita. Abbiamo il problema di furto di dati, ossia di vari attaccanti che provano a violarci e a fregarci le nostre identità digitali. Abbiamo il problema degli internet service provider che rompono degli accordi sulla privacy degli utenti. E poi abbiamo il problema dei governi, come è stato visto dai file che sono stati rivelati da Edward Snowden. Ora partiamo vedendo un attimino cosa vuol dire web tracking e per quale motivo viene effettuato. Ok, il web tracking è tutto quel sistema di tecnologie per tracciare l'utente e seguirlo e cercare di capire che cosa fa e come. Quali sono le due motivazioni? In primo luogo le statistiche, perché io sito voglio sapere per quanto tempo un utente sta sulla mia pagina, per quanto tempo magari tiene il mouse su quella determinata immagine, eccetera. E poi per la pubblicità. Io voglio profilare l'utente, cercare di capire i suoi interessi e le sue passioni in modo da servirgli la pubblicità più adatta ai suoi interessi possibile. Ora, vediamo un attimino di guardare vari siti di informazione
ok? Ne guarderemo tre, guarderemo Giornale di Sicilia, guarderemo Repubblica e guarderemo il Corriere della Sera. Li guardiamo con un plugin per il browser che si chiama Disconnect e andiamo a vedere sostanzialmente quando noi andiamo a visitare questi siti in parallelo che cosa viene anche caricato. Cosa vuol dire cosa viene anche caricato? Vuol dire noi andiamo su Giornale di Sicilia e questi siti qua che vediamo sulla vostra destra sostanzialmente sono, stanno in automatico che noi siamo sul Giornale di Sicilia, ok? Questo ovviamente in generale non è un grossissimo problema, ma ovviamente dipende chi sono io e in che paese vivo, ok? Se io sono in Italia e vado sul Giornale di Sicilia non è nessun tipo di problema, ma immaginiamo se io sono, per dire, un omosessuale, sono a Teheran e visito determinati siti, questo è un problema, ok? Quindi noi andiamo per dire sul Giornale di Sicilia e carichiamo in automatico tutti questi siti vengono informati. Dov'è qua? Ok. Qua invece è Repubblica, vengono contattati molti più siti, dove alcuni sono totalmente leciti per le statistiche, eccetera, altri invece ci seguono per capire i nostri comportamenti e per servirci della pubblicità. Ok, ora andiamo a vedere a livello geografico questo cosa vuol dire. Noi contattiamo Repubblica, benissimo, in automatico contattiamo altri 26 siti. Questi 26 siti sono sparsi nel mondo, contattiamo dei siti negli Stati Uniti, contattiamo dei siti in Francia, Germania, eccetera. Cosa vuol dire questo? Questo è un problema per sotto vari punti di vista, ok? Perché? In primo luogo perché se vado a contattare un sito, ad esempio Google o Facebook, loro hanno delle loro leggi e la loro giurisdizione dipende dallo stato in cui sono registrate. Quindi per Google e Facebook sottostiamo delle leggi americane. Poi, cosa vuol dire? Questi siti mi possono profilare. Io sono su Repubblica, ma mi sta profilando Google o Facebook. Sanno che io sono su Repubblica, sanno cosa sto leggendo, sanno i miei interessi politici, ad esempio. E creano una mia identità, un mio profilo. Poi c'è il problema di data retention, ossia per quanto tempo queste aziende salvano questi dati su di me, ok? Moltissime non lo dichiarano, quindi per Google e Facebook non lo sappiamo. Poi abbiamo il problema delle terze parti, ossia questi siti di terze parti hanno il permesso di collezionare queste informazioni? Quanto sono trasparenti? Non lo sappiamo. E poi supportano il Do Not Track. Il Do Not Track è una tecnologia che si aggiunge, per farla in breve, quando noi facciamo una richiesta a un sito, possiamo aggiungere un header alla richiesta in cui diciamo che noi non vogliamo essere trackati, ossia non vogliamo essere profilati. Ovviamente questo in un mondo ideale dovrebbe funzionare, o che io dico all'azienda non mi traccare e l'azienda lo rispetta, il più delle volte ovviamente non viene rispettato. Ci sono poi molte altre aziende che magari i nomi non vi dicono niente, come Nielsen o WebTrack, che sono comunque tutte aziende per creare profili e tutte aziende per legate al mondo del marketing e per vendere pubblicità. Stessa cosa sul Corriere della Sera, con ancora molti più siti, ok? Andiamo a vedere sempre a livello geografico, più o meno andiamo a contattare altri siti. Interessante il fatto di vedere che in Germania, la Germania è un altro colore perché l'infrastruttura su cui si basa il Corriere della Sera è in Germania, non è nemmeno in Italia. Ora andiamo a vedere sempre quelle informazioni legate ai siti terzi che noi andiamo a contattare, quindi che sanno che noi siamo sul Corriere della Sera. È interessante vedere che lo sa Twitter e Twitter tiene questa informazione, l'unica, una delle poche aziende che dichiara per quanto tempo tiene questi dati, ossia 37 giorni. E poi ovviamente andiamo anche a vedere alcuni, ad esempio come Comscore, che ha un'informativa sulla privacy in cui sostanzialmente dice che cosa fa, che cosa sta collezionando e per come. Quindi se noi andiamo sul Corriere e sappiamo che c'è Comscore, se accettiamo di andare su quel sito, accettiamo il pop-up del Corriere, Comscore non sta violando assolutamente nulla. Ora, una riflessione, tutti contattano Google, quindi Google sa che noi siamo andati sul Corriere della Sera, sa che siamo andati su Repubblica, sa che siamo andati sul Giornale di Sicilia. Due su tre contattano Facebook. Ora, la domanda è, in realtà, perché tutto questo? Ora, in primo luogo perché Google e Facebook offrono dei servizi molto comodi per i web developer, ossia per chi sviluppa quindi siti, gratuitamente. Quindi molte persone le usano. Qual è però il compromesso? Il compromesso è che stai dando via i dati degli utenti. Quindi
La riflessione qual è in generale? C'è questa frase che è molto significativa, dice: se tu non stai pagando per quella determinata cosa, tu non sei il cliente, tu sei il prodotto che viene venduto. Quindi noi online in realtà siamo il prodotto di queste aziende, cioè noi siamo quelle che creano il profitto per loro, siamo grazie alla nostra navigazione quelli sono dei dati che poi vanno a vendere. Questo invece è una visualizzazione contattando 1000 siti, andando a vedere i siti di terze parti che andiamo a contattare. Più è grande il nome, vuol dire più volte è stato contattato, e vediamo come Google, Facebook e Comscore ad esempio hanno i nomi scritti più grandi, quindi sono stati contattati più volte. A livello di siti di news, grazie al sito Trackography che ha fatto tutto questo studio, vediamo che in Italia il 92% dei siti di news contatta Google, il 56% contatta Facebook, il 42% Nielsen, che è un'azienda dedita sostanzialmente a statistiche di mercato e quindi a statistiche sugli utenti. Ora vediamo un attimino, cerchiamo di capire che cosa accade con gli Internet Service Providers, ossia quelle aziende che erogano la connessione per gli utenti. Quindi ad esempio in Italia stiamo parlando di Telecom Italia, stiamo parlando di Fastweb, stiamo parlando di Vodafone ad esempio. Quindi ci erogano, noi paghiamo una determinata cifra al mese, pagando questa cifra al mese abbiamo un servizio che è la connessione a internet, in cui si spera il loro utilizzo è apparentemente dovrebbe essere trasparente, non dovrebbero toccare nulla legato alla connessione. L'unica cosa che fanno, e dipende poi dalla legge dello Stato, è tenere dei metadati, ossia quante ore siamo stati, il nostro indirizzo IP, eccetera. Ora vediamo invece cosa è successo con Verizon. Verizon a un certo punto decide che si vuole buttare nel mondo del marketing online, quindi competere diciamo con Google e Facebook. Ovviamente ha una visione privilegiata perché è un ISP provider, quindi dà la connessione internet. Mentre Google e Facebook sono siti che tu devi andare a visitare o devi includere del loro codice nel tuo sito, Verizon vede invece tutto, perché se tu stai pagando Verizon usufruisce della sua connessione e quindi vede tutto. Cosa è successo? Che per gli utenti aventi uno smartphone, avendo quindi una SIM registrata con Verizon, quando tu navigavi, quello che veniva Verizon faceva in modo trasparente era inserire un header aggiuntivo nella richiesta mettendo un codice univoco identificativo. Benissimo, tu andavi a visitare poi il sito finale, che poteva essere qualsiasi cosa. Questo sito, come abbiamo visto, in generale i siti includono script di terze parti, per cui tu andavi a contattare. E cosa faceva Verizon? Vendeva a questi siti di terze parti una banale API, quindi una funzione, un servizio, in cui gli puoi dire: ok, se tu vuoi sapere più informazioni su questo utente, mi fai la richiesta, mi paghi e io te lo dico, perché io vedo tutto di questo utente, so benissimo i suoi interessi, so benissimo quanto sta online, cosa ha visto e cosa fa. Quindi Verizon sostanzialmente ha rotto il patto degli utenti di privacy, ok? Perché li usava sostanzialmente per vendere poi queste informazioni sul loro comportamento online. Che cosa fanno poi gli ISP provider? Collezionano i cosiddetti metadati. Ok, i metadati cosa sono? Sono banalmente dei dati che tu puoi estrarre dal contesto di una determinata operazione senza accedere al contenuto. Ad esempio, nella telefonia vuol dire non accedere alla chiamata, sentire che cosa si sta effettivamente dicendo, ma sapere che numero hai chiamato, quando l'hai chiamato, per quanto tempo, da che posizione, con che cellulare, ok? Per un documento vuol dire la grandezza del documento, chi l'ha scritto, quante pagine, il font, il numero di parole, eccetera. Perché questo? Allora, questo in generale la gente dice: vabbè, quali sono i metadati che mi interessano, non dovrebbe essere un grande problema. Ma perché vediamo questa slide della EFF sul fatto su come mai i metadati hanno un valore. Se io ad esempio sto chiamando alle 2:30 di notte una linea telefonica, diciamo una hotline, e ci parlo per 18 minuti, i metadati dicono molto, ok? Non interessa sapere il contenuto della chiamata. Stessa cosa se io chiamo un numero di prevenzione ai suicidi se sono su un ponte, ok? Non interessa poi molto il contenuto, si sa benissimo di cosa tu stai parlando.
o se chiami un dottore avrai qualche tipo di problema, ok? A livello più interessante c'è ancora questa intervista durante un convegno alla Johns Hopkins University da parte del generale Michael Hayden, che era il direttore dell'NSA della CIA, che ha espressamente detto che gli americani, in determinati contesti e campi di guerra, we kill people based on metadata, quindi uccidiamo le persone grazie ai metadati. Ok, quindi i metadati possono avere dei problemi reali, possono avere un impatto un po' grosso. Ora vediamo un attimino cosa succede con i governi, che cosa fanno i governi. I governi allora fanno varie cose, anche perché ormai si è spostata un po' tutto il contesto. Se prima, per ad esempio nel 1600, per essere una superpotenza bisognava comandare le rotte del mare, oggi negli anni 2000 per essere una grande potenza bisogna comandare su internet. Quindi moltissimi stati si sono spostati e cercano, diciamo, di comandare internet. E quindi anche il contesto, diciamo, di guerra si sposta sul mondo di internet. Grazie alle rivelazioni di Snowden sappiamo che cosa fa l'America. Non abbiamo idea di cosa faccia ad esempio la Russia o la Cina, perché nessuno ha mai rivelato dei documenti privati. Ma sappiamo che l'America ha un sistema chiamato X-Keyscore, che è un sistema di Dynamic Network Intelligence, e quindi cosa fa? A livello network, in modo passivo, prende dei dati su scala globale, ok? E li colleziona e li indicizza. Li indicizza per chi? Per degli analisti delle sue agenzie, in particolare NSA e CIA. Che cosa vuol dire questo? Che per primo luogo, dove prende i dati? Ok, qua vediamo dai documenti, da ad esempio un progetto chiamato F6, che sono operazioni clandestine di CIA ed NSA, da Fornesat, quindi da tutti i dati satellitari, da n.000 fonti, tra cui terze parti, quindi da partner stranieri, quindi servizi di intelligence stranieri, come ad esempio tra cui anche l'Italia. L'Italia in questo è sostanzialmente uno stato satellite degli Stati Uniti. Poi, che cosa succede? Indicizziamo le cose. X-Keyscore è modulare, quindi l'analista può dire, ok, ci servono cose per gli indirizzi mail. Benissimo, abbiamo il plugin per estrarre tutti gli indirizzi mail, o le sessioni mail, quindi anche i contenuti. Ci servono cose per i numeri di telefono. Va benissimo, abbiamo il plugin per i numeri di telefono, per il traffico HTTP, eccetera, eccetera. Quindi si ha accesso più o meno a tutto. Qua vediamo delle regole per X-Keyscore, decisamente interessanti. Quindi un analista può creare una determinata regola per dire: io voglio identificare tutte le sessioni web che vanno a visitare il Tor Project. Tor è un servizio per navigare, offre un browser ad esempio per navigare in modo anonimo online, cercando di filtrare tutti gli stati, cioè voglio intercettare tutti tranne i cosiddetti. Scusate, gli atti di goliardia, le cose simpatiche, noi non li impediamo, l'unica cosa vi chiediamo di farli di fuori di quest'aula. Se non vi interessa l'argomento, dico, può anche andare bene, dico, però se lo fate da un'altra parte vi ringraziamo, grazie. Quindi quello che vogliamo fare, vogliamo filtrare tutti quelli che sono dei Five Eyes countries, ossia sono gli alleati degli Stati Uniti, ossia sono quindi Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Per tutti gli altri stati vogliamo esattamente sapere chiunque visiti ad esempio il sito torproject.org. Quindi già solo visitando il sito di Tor, perché io voglio navigare in modo anonimo, divento già un target. Stessa cosa per Tails, che è un sistema operativo per navigare sempre in modo anonimo. Qua anche già solo se vado sulla documentazione divento un target di nuovo. Un altro programma è Prism, che è simile a X-Keyscore, ma mentre X-Keyscore era basato su una raccolta passiva di dati, qua invece è un accordo dell'agenzia americana con varie aziende. Quindi in automatico Microsoft, Google, Yahoo, Facebook passano dati all'agenzia per fare sostanzialmente varie attività di intelligence. Vediamo anche traffico VoIP, video, foto, chat, insomma tutto. Ora, che cosa possiamo fare noi? Noi quello che possiamo fare, sapendo queste problematiche, possiamo fare dell'hardening, ossia configurare i nostri servizi in modo che sia più difficile per il
le aziende che fanno web tracking per i governi, se io sono un possibile target per le aziende, complicare la loro attività di raccolta dati perché voglio preservare la mia privacy. Quindi abbiamo capito che internet è un luogo problematico in cui spesso le comunicazioni non sono cifrate. Cosa possiamo fare? Possiamo usare servizi che offrono più protezione e possiamo aumentare la nostra protezione, specie del nostro browser, installando plugin aggiuntivi. A livello di browser, quali sono i problemi maggiori? Sono legati alla tecnologia, ok? Ad esempio, i cookies che sono stati inventati in realtà non per spiare l'utente, ma per facilitare certe operazioni, ok? Per avere uno stato della un contesto della connessione, della sessione. Poi i web RTC sono stati inventati per avere, quindi, diciamo, real-time traffic col browser. Flash, JavaScript, e poi abbiamo il problema del fingerprinting, quindi tramite il nostro browser capire esattamente chi sono. Con i web RTC, quindi questa tecnologia che serve per avere chiamate, tramite browser fare servizi di real time, quindi chiamate voce o chiamate video, possiamo ad esempio leakare, quindi riuscire a scoprire l'indirizzo interno che abbiamo nella nostra rete locale. Questo in generale non è un grosso problema, dipende sempre chi siamo, dove siamo e cosa vogliamo fare. Il fingerprinting invece, il fingerprinting è quindi tramite il browser cercare di capire che cosa chi è l'utente e seguirlo solo grazie al browser, senza installare nulla, solo tramite il suo browser. Qua c'è un servizio delle FF, un sito che noi visitiamo e ci dice lo stato del nostro browser, ad esempio. Quindi la persona che ha visitato questo sito, che cosa ha? Un browser che blocca il tracking, benissimo, sì, e funziona. Anche quelli invisibili, sì. Non sblocchiamo servizi che dicono del do not track, perché non ci fidiamo, benissimo. Il nostro browser è protetto dal fingerprinting? In generale no, perché abbiamo una traccia univoca. Vediamo cosa vuol dire quindi una traccia univoca. Vuol dire che ad esempio la persona qui usava un browser Firefox e il 43% delle persone usano Firefox, ma posso ancora filtrare. La versione di Firefox è 56.0, solo lo 0.58 ha questa versione, ad esempio. Usa Linux, il 14, in particolare Ubuntu, e via discorrendo. In questo modo, prendendo varie informazioni, posso creare un profilo su quel determinato utente. Quindi, allora, cerchiamo di capire ora, ok, io voglio evitare questo tipo di problemi. Che cosa posso fare? Posso, ok, in generale uso un browser, ma come l'ho scelto? In generale uso quello, credo che le persone usino quello che c'è nel loro sistema operativo. Ma la scelta dovrebbe essere un pochino più saggia. Abbiamo quindi, i più comuni sono Chrome, Firefox, Edge se siamo su un sistema Windows, Safari, uno più piccolino anche Opera. Come dovremmo scegliere questi browser? Magari in base alla popolarità. Il 58% del traffico online è fatto tramite Google Chrome. Vediamo che poi Internet Explorer è al 19.17%. Qual è un'altra metrica per cui posso sceglierlo? Le vulnerabilità. Tendenzialmente quanto è sicuro questo browser? Google Chrome ha 172 vulnerabilità nel 2016, che quindi un attaccante può sfruttare. Cosa vuol dire? Che Google Chrome è meno sicuro? No, ricordiamoci che Google Chrome è il più popolare, quindi un attaccante ha più interesse a studiare e cercare vulnerabilità su Google Chrome. 135 per Edge, 133 per Firefox. Vediamo che più o meno i numeri, tranne per Safari, che ha anche una percentuale decisamente minore di utenti, sono tutte sopra il 100 per anno. Ok? Poi, qual è un altro problema? Le persone in generale non aggiornano il browser. Il 50% degli utenti che usa Chrome ha una versione di Chrome non aggiornata. Su Internet Explorer questo è il 75%. Quindi, come diceva prima Giovanni, bisogna aggiornare il software per evitare il pwnage, perché altrimenti poi questo diventa un problema. Poi, qual è un'altra metrica? Vuol dire in quanto tempo il vendor, ossia chi crea il browser, è reattivo ai bug di sicurezza. Google in 15 giorni in generale rilascia una nuova versione, una patch.
Firefox il 28 dopo 28 giorni, e vediamo ad esempio la Apple dopo 54, quindi abbiamo 54 giorni in cui noi siamo esposti a un ipotetico attacco. Qual è un'altra buona metrica? È capire il prezzo di un attacco, ok? Vediamo di capire quindi questa cosa. Allora, se un attacco per un determinato browser costa di più di un altro, è perché dei ricercatori o delle persone del settore hanno detto che è più difficile creare un attacco per quel determinato browser. Vediamo che ad esempio per Chrome si arriva fino a $150,000 per un attacco. RCE vuol dire Remote Code Execution, quindi esecuzione di codice remota. Scusami, dovresti indicarlo col laser perché non si vede. Lo indico col laser, qua. Con quale schiaccio? Qual è il pulsante laser? Roma? Ok, dov'è? È Chrome, è quello qua. RCE vuol dire Remote Code Execution e LPE Local Privilege Escalation. Quindi vuol dire che io, utente normale, riesco a elevare i privilegi e diventare poi, ad esempio, utente amministratore o root. Ok? Vediamo poi che il secondo poi dovrebbe essere Firefox, però sul il Tor browser, quindi col servizio Tor per navigare in modo anonimo. Tor RCE, giusto? Leggo bene? Sì. Ok. E vediamo poi qua tutte le varie vulnerabilità. La cosa si fa più interessante è che vediamo che una LPE, una Local Privilege Escalation su Linux, è fino a 30,000. Quindi in generale, ok, non è poi così difficile se comparata a una RCE con LPE per Chrome, ok, che va fino a 150,000. Ok? Vediamo invece che per Windows abbiamo il prezzo più caro, 350,000. Per una remote code execution con zero click, quindi solo visitando la pagina senza nessun click, solo aprendola, si ha un pollice totale del sistema. Vediamo la situazione invece sul mobile. Sul mobile la cosa è ancora più interessante e i prezzi salgono ancora ulteriormente. Ok? Allora, come mai questo? Perché in generale i sistemi sono decisamente un po' più blindati. Vediamo la parte più... Dove? La parte più cara è qua, che si arriva fino a $1,500,000, ok? Per cosa? Per un iPhone remote jailbreak, quindi che da remoto riesco al jailbreakarlo, quindi a diventare utente di root, con uno zero click, quindi solo visitando una pagina riesco tramite una serie, quindi una catena, una chain di vulnerabilità a diventare amministratore di root, ok? E vediamo poi... c'è anche poi con RUB, ok? Quindi con RUB sta per Remote Jailbreak with Persistence, quindi anche che la persistenza che ha ogni reboot, io ho sempre i diritti di amministratore. Quindi un'altra metrica è guardare queste tabelle e scegliere, quindi se per Windows o Chrome ad esempio il prezzo è così alto, uno è perché più utenti lo usano, e due perché quel software ha determinate protezioni che rende tutte le cose, rende l'exploitation più difficile. Ora vediamo cosa possiamo fare noi. Noi come utenti possiamo quindi scegliere il browser in base alle nostre esigenze, e quello che possiamo fare poi è la seguente cosa: installare dei plugin per aumentare determinati servizi. Ricordiamoci anche che se installiamo dei plugin aumentiamo anche la superficie di attacco, perché il plugin può contenere bug aggiuntivi. Un ottimo plugin è HTTPS Everywhere della Electronic Frontier Foundation, dell'FF, che forza tutti i siti a usare HTTPS, quindi HTTP sicuro. Poi abbiamo Privacy Badger e Disconnect, che sono due servizi che sono molto simili tra di loro e cercano di bloccare i siti, i servizi di terze parti che fanno ID tracking senza rispettare la privacy dell'utente. Una di Blocker, un web RTC block per non leakare il nostro indirizzo locale, cercare di evitare il più possibile Flash o Java. E poi il problema è con JavaScript, quello che possiamo fare è o tra virgolette un po' ignoriamo il problema, oppure se vogliamo navigare proprio in modo sicuro installiamo un plugin come NoScript, che è stato sviluppato, se non erro, da Giorgio Maone, che è un ricercatore palermitano, e in questo modo abbiamo la granularità su tutti i script
JavaScript che sono caricati sul nostro browser e possiamo scegliere noi quale viene eseguito e quale no. Cosa possiamo fare ulteriormente? Possiamo installare un password manager che quindi gestisce tutte le nostre password e ce le genera. Il problema è che molti di questi sono sul cloud, quindi poi tutte le nostre password vengono salvate su un sito nel cloud, che non è una cosa molto elegante, credo. E poi invece ce ne sono altri che sono locali. Poi che cosa fare? Abilitare la two-factor authentication, quindi aggiungere un livello ulteriore quando ci autentichiamo a un servizio, usare più browser in modo da creare più personalità differenti sul nostro comportamento online, in modo da evitare il tracking il più possibile. Quando siamo in luoghi pubblici, usare una VPN, quindi un tunnel criptato su cui magari usciamo in un altro paese per complicare ulteriormente le cose. Quindi la tattica migliore è probabilmente questa qua della compartimentalizzazione, quindi creare comparti il più possibile, quindi usare più browser. Uno per autenticarsi, quindi usare solo un browser e magari per loggarsi su Gmail, Facebook o Amazon. Ok? Usarne un altro, ad esempio, per l'home banking. Usarne ancora un altro per navigare normalmente. Perché qual è il problema reale? Il problema reale è se noi navighiamo con un browser e nello stesso browser siamo anche autenticati, ok? Il problema è che ci sono problemi prima a livello di web security, quindi un bug come una XSS che vediamo riescono poi a fregare ad esempio la sessione. Ma il problema reale poi è che la compagnia, ad esempio Google, se siamo dentro Gmail e in un'altra magari tab cerchiamo qualcosa, e che riesce a capire esattamente chi siamo, perché nella mail di solito è nome e cognome, quindi sanno esattamente la nostra identità, non è più un profilo di un utente qualsiasi. Ovviamente tutti questi browser devono essere configurati con i plugin che abbiamo detto poc'anzi, questi qua, e poi usare magari un altro plugin che è BlockSite per evitare errori. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari io mentre sono nel browser in cui sono autenticato con Gmail o Facebook, magari mi viene da navigare, ma io non voglio essere associato, non voglio che la mia identità venga associata a quelle ricerche che sto facendo, allora blocco tutto quello che non è Gmail e Facebook con il plugin BlockSite, in modo da evitare possibili errori, perché siamo umani e quindi tendiamo a fare questi errori scemi. Poi, motori di ricerca, non c'è solo Google, non c'è solo Bing, ce ne sono altri che sono stati creati con concetti di privacy più in mente, in particolare senza salvare troppi metadati sulla nostra navigazione e sulle nostre ricerche, ad esempio DuckDuckGo e Startpage. Ho visto che ce ne sono altri due, ad esempio Ecosia e Quant. Quant ho visto c'è anche la pubblicità, esatto, ma non ho visto benissimo le policy di privacy, che cosa fanno. Di Ecosia credo che è quel motore di ricerca che è disegnato anche con la privacy, e poi metà dei ricavati che ha con un po' con le pubblicità piantano degli alberi. Poi, a livello di instant messaging, quindi per chattare, abbiamo varie soluzioni, ma credo che le più usate siano WhatsApp e Telegram. Qual è il problema con WhatsApp? Ok, di recente ha introdotto la end-to-end encryption, quindi teoricamente solo le due persone che stanno chattando hanno accesso al contenuto del messaggio, ma qual è il problema? Il problema è che il backup, quando facciamo il backup online, non è criptato. I dati WhatsApp è stata acquisita da Facebook, quindi i dati sono condivisi in generale con Facebook. E poi c'è il problema dei metadati, che ne collezionano davvero tanti. Telegram, non siamo più in America, siamo in Russia, hanno un loro protocollo, in generale, esatto, Closed, MT-Proto, che non si, in generale in crittografia creare nuove cose, reinventare la ruota non fa mai bene, e hanno dei problemi anche loro con i metadati, hanno dei leak. La soluzione è quella più, diciamo, consigliata dai ricercatori di sicurezza, usare Signal, che è stato sviluppato da Open Whisper Systems, in cui dietro c'è Moxie, che è uno dei più grandi ricercatori a livello di applied crypto probabilmente esistenti, e se uno va sulla loro pagina di privacy, è una delle più corte possibili, non salvano nulla sostanzialmente, se non il numero di telefono iniziale. Ora, cosa hanno fatto? Hanno la Private Contact Discovery, che è in beta,
perché uno di questi servizi sostanzialmente come funzionano? Quando tu li installi nel telefono, guardano la tua rubrica e cercano di capire quali tra i tuoi contatti usa ad esempio il servizio Telegram, WhatsApp o Signal. Che cosa fanno loro? Loro vogliono evitare di sapere la tua rubrica e quindi usano una tecnologia di Intel hardware che si chiama SGX per creare delle enclavi sicure in cui nemmeno loro sui loro server sanno qual è la tua rubrica. Figata. Ed è in beta. Poi, che cosa fa? La two-factor authentication, abilitarla. Ok? Che cosa vuol dire? Andiamo a vedere cosa vuol dire. Abbiamo tutti il problema delle password, ok? Sono state introdotte nel 61 all'MIT e da allora, come primo tentativo di autenticazione, e da allora non siamo più andati avanti, se non abbiamo fatto piccoli passi in avanti. Quali sono le problematiche? La gente usa sempre in generale le solite password, quindi le password invecchiano, tendono a usare sempre le stesse, quindi c'è un password riuso, la stessa password per 20 siti, e in generale o password banali. Dei ricercatori studiando i vari leak, quindi di password, hanno notato che le top password sono 123456 password o 12345. Queste sono le top 3 password su milioni di password rubate online. E poi il problema che abbiamo sono gli attacchi, quindi il phishing. Volevo aggiungere una cosa: una volta che abbiamo qua in platea degli insegnanti, io ho fatto un po' di attività nelle scuole, ho visto che soprattutto nelle segreterie dove ci sono tutti i dati degli alunni con famosi programmi per la gestione di tutti i dati, spesso e volentieri le password vengono appiccicate con un post-it sul monitor. Adesso hanno fatto il monitor slim, diventa un pochino più difficile, ma ho visto che gli addetti di segreteria e gli insegnanti hanno trovato dei modi artistici per poterli attaccare e quindi spostando un pochino il monitor, insomma, riescono a trovare la password per il programma. Dico, questo non è proprio una best practice, diciamo. Quanto hai ancora? Lo so. Ok. E poi c'è il problema degli attacchi informatici, quindi di phishing. Ad esempio il phishing, quindi mandare mail mirate, ad esempio mandare delle mail in cui si chiedono informazioni aggiuntive, ad esempio la mail della classica banca che ti chiede il PIN via mail, ok? In generale non dovrebbe essere qualcosa che l'utente dovrebbe cascarci se c'è un minimo di consapevolezza della sicurezza informatica. Ora cerchiamo di capire quindi che cosa possiamo fare per questo. In generale io consiglio di usare un password manager, ok? Perché? Perché abbiamo troppi account, abbiamo i nostri account personali, abbiamo l'account magari dell'università, abbiamo tutti gli account del lavoro, quindi è un problema reale. Mi pare si stimi che ogni persona ha più o meno 30-40 account, ok? Non vogliamo usare sempre la stessa password, ma non vogliamo nemmeno ricordarcene 100.000, perché questo diventa dispendioso. Cosa possiamo fare? Possiamo usare un password manager, ok? Che ci genera automaticamente delle password sicure forti, le salva, possibilmente in locale, quindi che rimangono sul nostro computer, e le salva in modo sicuro, quindi magari in un database criptato. E poi che cosa fanno? Possiamo avere un plugin nel browser che magari quando dobbiamo autenticarci ce le suggerisce e ci fa l'autocompletamento del form. Quindi hanno dei sistemi per generare password sicuri in cui noi possiamo decidere la lunghezza, possiamo decidere quali caratteri usare. Ma la cosa buona è che poi dobbiamo ricordarci solo la cosiddetta master password, quindi ci ricordiamo una sola password, che magari la decidiamo bella lunga, una bella magari frase lunga che nessuno poi teoricamente dovrebbe essere capace di rompere. Quali sono i problemi qua? Ok, il primo problema è il single point of failure, ossia che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo solo una password, ok? Se indovinano quella hanno accesso poi anche a tutte le altre. Quindi la scelta di quella password diventa decisamente importante. Poi, che cosa possiamo fare per evitare questi problemi? Possiamo abilitare la two-factor authentication, quindi aggiungiamo un altro livello di autenticazione. Cosa possiamo fare come problemi? Ok, i bug nel password manager non ci possiamo fare niente, nel senso che, ok, possiamo fare attenzione se qualche ricercatore ha segnalato dei bug nel password manager che attualmente tutti noi usiamo, e cercare di aggiornare il prima possibile. Molti, ripeto, sono sul cloud, è tutto online. Questo è
può essere male, anche perché uno dei più noti, LastPass, ha avuto dei seri problemi di sicurezza e per pretrati anche, cioè è stato fonte di problemi. La password encoded che permetteva a tutti di vedere le password di tutti. Esattamente, la password encoded, quello è esatto un problemone, ma c'è ad esempio KeePass, che è uno dei password manager che è offline ed è totalmente open source, quindi diciamo open source, questo è una, secondo me, un livello in più di sicurezza, perché quindi il codice è aperto, quindi pigrizia a parte, chiunque può andare a vedere il codice e capire se ci sono problemi oppure no. Quindi la two-factor authentication che cosa vuol dire? Ok, un parolone, ma boh, non è nulla di nuovo, probabilmente lo usiamo ogni giorno quando andiamo a prelevare, perché inseriamo la carta, quindi come prima cosa ci serve la carta e poi inseriamo un PIN. Quindi abbiamo due fattori, la carta e il PIN. Il secondo fattore, ok, nell'ATM, nel bancomat, quindi è il PIN, ma possono essere di varie forme, può essere un SMS, possiamo usare dei codici di backup che ci ha dato il servizio quando abbiamo abilitato la two-factor authentication, possiamo usare dei codici a tempo che ci hanno dato servizi come Google Authenticator o DuoSec o altre aziende, o possiamo usare un token hardware come ad esempio la YubiKey, NitroKey, ce ne sono vari. Quello che consiglio è di abilitarla su vari siti, ad esempio su Gmail, su Facebook, su Amazon, su Twitter, in modo da evitare la compromissione di account che ormai hanno la nostra vita, perché se ci compromettono l'account di Gmail, probabilmente è l'account primario di mail che abbiamo, si vede tutto, Facebook abbiamo le nostre foto, i nostri amici, eccetera. Su Amazon abbiamo anche la nostra carta di credito, quindi facciamo anche attenzione soprattutto ad Amazon magari, perché negli altri la carta di credito non dovrebbe esserci. Qual è una nota, ok, molti mandano un codice via SMS, ok, che è la soluzione una tra le più facili e le più comuni, ma qual è il problema? Il problema dipende sempre da chi sono io e se sono target, e di chi sono target, perché se il codice è mandato via SMS e io sono target di un governo, il governo può fare un attacco alla rete SS7 e quindi carpire quelle SMS, ok, quindi dipende sempre tutto da il contesto iniziale. Poi, ok, quindi abbiamo visto le varie problematiche che ci sono online, ora vediamo cosa possiamo fare offline. Quindi online abbiamo visto tutti i problemi, abbiamo visto che dobbiamo fare attenzione in primo luogo ai siti, dobbiamo fare in secondo luogo fare attenzione alle varie aziende come Facebook, come Google, abbiamo visto che dobbiamo fare attenzione alla gente che ci vuole rubare i nostri account, quindi al furto di dati, e abbiamo anche visto il problema poi legato ai governi. Ora vediamo offline che cosa possiamo fare, quindi quando non sono collegato ma sono ad esempio in una sala studio, in un'università, che cosa posso fare per evitare problemi. Allora, quello che bisognerebbe fare è abilitare la full disk encryption, quindi criptare tutto l'hard disk, perché se mi rubano il mio computer, quindi mi rubano il laptop, chiunque è in grado di accenderlo, ok? Ok, magari poi c'è lo schermo che chiede la password per autenticarsi, ma posso mettere una live distro di Linux e damparmi tutto l'hard disk, comunque. Poi, mentre se metto la full disk encryption, serve una password aggiuntiva per decryptare tutto l'hard disk. Perché? Per lavoro, ad esempio, perché se quello è un computer di lavoro, non voglio che nel malaugurato caso qualcuno me lo rubasse o se io lo smarrissi qualcuno ha accesso ai dati di lavoro. Le problematiche della full disk encryption quali sono? Ok, in primo luogo non dimenticarsi quella password, perché altrimenti abbiamo un serio problema. Poi, in secondo luogo, se il device è acceso l'hard disk non è più cifrato, ok, ma soprattutto tramite tecniche di memory forensics posso dampare la memoria e prendere la chiave per decryptare l'hard disk. Soluzioni parziali, ma che possono essere usate anche per full disk encryption, sono TrueCrypt, che però non è più mantenuto, ma ora c'è uno dei fork, è VeraCrypt, che è quello adesso direi più usato. Poi, che cosa posso fare di altro? Sempre, se io sono in un albergo, sono di nuovo in una o sono, diciamo, in una sala studio o in un internet caffè,
e magari sono da solo e devo andare in bagno, boh, difficilmente uno dice o non ci va, oppure boh, mi porto il portatile e lo uso come base, oppure uno dice magari a un vicino di cui si fida, vado un attimo in bagno, controllami il portatile. Peccato che ci sono dei attacchi che si chiamano DMA attack, che quindi banalmente con o l'evil maid attack, anche che banalmente una persona si attacca per 1-2 minuti con un cavo, ad esempio FireWire, al nostro laptop, si dampa il contenuto di tutta la memoria fisica o addirittura può scrivere memoria, quindi ad esempio c'è un tool chiamato Inception per cui anche se, se lo schermo è bloccato, questo tool va a scrivere nella routine che va a controllare la password che noi mettiamo, la patch, e fa in modo di che ogni password poi va bene, quindi riesco anche a sbloccarlo. Ma soprattutto mi dampo il contenuto di tutta la memoria, e questo è problematico perché nel contenuto di tutta la memoria abbiamo la memoria poi del browser con le password, ci sono plugin per dei tool di memory forensics come Volatility per prendere, che ne so, la master password di LastPass, che è uno dei più noti password manager. E cosa possiamo fare per evitare tutto ciò e abilitare la VTD, che è una tecnologia a livello hardware supportata dagli ultimi gli ultimi 2-3 processori Intel? Ma il problema è che anche il sistema operativo deve avere i driver per abilitarla, e ad esempio su Linux attualmente non so benissimo com'è la situazione, ma so che uno dei primi è stato Windows 10. Penso che per Linux ci sia qualcosa, ma è ancora magari in beta. In sviluppo, mi confermi che è in sviluppo. Mentre penso anche che sull'ultimo Mac, quindi Mac da Sierra in poi, sul Mac, anche c'è il supporto a livello di sistema operativo per la VTD. E quindi che cosa fa la VTD? Va a dire al device FireWire, tu non puoi leggere tutta la memoria, puoi solo leggere la memoria che ti interessa per funzionare. Infatti okay? Su Linux la prima cosa da fare è disabilitare. Okay. Infatti su Linux una delle prime cose da fare è disabilitare il modulo FireWire quando si arriva in kernel, proprio perché è uno dei più bancati da questo punto di vista. Niente, è uno dei vettori più utilizzati per questo tipo di attacchi. Quindi andiamo a vedere che cosa succede quando facciamo un attacco. Ok, l'epilogo di un attacco è che il sistema è compromesso. Se il sistema è compromesso, niente, abbiamo perso, cioè possiamo, niente, non dico buttare il computer, anche se con alcuni tipi di attacchi che vanno a livello firmware probabilmente sì. Abbiamo perso, ok? Come può avvenire però la compromissione? Può avvenire banalmente col social engineering, quindi io cerco di convincerti a darmi delle informazioni, a darmi le password, perché faccio finta di essere ad esempio Google, ti mando una mail facendo finta con il logo di Gmail e tutto e ti chiedo le password. Quindi il phishing tramite social engineering, exploitation, ricordiamoci quella slide con tutti i prezzi delle varie vulnerabilità. Quindi l'exploitation è la fase che va a sfruttare un bug per perpetrare un attacco. E poi c'è ovviamente il malware, ad esempio un Trojan. Io vado a scaricare un'applicazione, ok? Credo che sia un lettore per qualsiasi cosa, per un film, perché il sito mi dice che io non ho il plugin Flash per vedere quel determinato video online, mi scarico questo eseguibile, lo eseguo perché io ci credo, e niente, quello lì è un Trojan, il mio sistema è compromesso e quindi ho perso tutto. Qual è la soluzione quindi? In primo luogo è aggiornare sempre il software, in particolare il browser. Facciamo però attenzione che alcuni tempi non li comandiamo noi, perché anche se sappiamo che c'è un attacco, dipende poi dal produttore, abbiamo visto i tempi, Apple in media ci sta 54 giorni per creare la patch, una nuova versione. Siamo in 0 day. Esatto, quindi in quella finestra di 54 giorni, ok, noi siamo vulnerabili a quello che è detto un one day, perché la vulnerabilità è nota, ok, la patch non è stata ancora rilasciata, e quindi c'è una finestra di 54 giorni in cui chiunque sa che quella vulnerabilità esiste può creare un attacco. Il problema maggiore è quando ci sono gli zero day, ossia vuol dire che quando l'azienda, ad esempio la Apple, non sa che c'è una vulnerabilità in Safari, ma la sa solo l'attaccante. L'attaccante la sta sfruttando magari, ok? Questo è il vero problema. Riconoscere il phishing, quindi cercare di capire che se qualcuno via mail ci chiede qualche dato che ci sembra strano, in generale non dobbiamo dare nessun dato mai via mail.
evitare i cosiddetti scareware che fanno leva sulla nostra paura o sulla nostra psicologia. Ad esempio, io sono su un sito di streaming perché mi voglio guardare un film, che non dovrei farlo perché è illegale, però in generale sono su un sito che più o meno un po' tutti lo fanno, mi hanno consigliato se su quel sito posso guardare l'ultimo episodio di Game of Thrones, quindi vado su quel sito, benissimo, e quel sito mi appare un pop-up che mi dice non puoi caricare la pagina perché appunto ti manca un plugin. In generale YouTube mi va, tutto il resto mi va, io ho tutti i plugin per vedere dei video online. Oppure polizia postale. E la polizia postale, abbiamo trovato sul tuo computer dei file pedopornografici, in genere no. Manda 100 euro. Se hai paura, perché allora c'è un vero problema, ok? Quindi, in generale quello che serve, indipendentemente poi da tutti antivirus, cose, è buonsenso, ok? Cercare di avere un minimo di consapevolezza quando navighiamo, cercare di capire un pochino quali sono le problematiche, ma proprio ad alto livello, raschiando un po' la superficie, e navigare senza troppi problemi. Ora, qua abbiamo un bel po' di link, ho messo un po' di link per chi volesse approfondire queste tecnologie. Le slide poi verranno messe, penso, online da Free Circle. Ok, abbiamo vari link. Volevo ringraziare il Free Circle per l'evento. Volevo ringraziare alcuni amici con cui ho discusso di queste problematiche, tra cui Claudio Guarnieri, Claudio Agosti, Carola Frediani, Marco Grassi, sui vari argomenti e su come. Sì. E niente, grazie per l'attenzione.